Buongiorno, siamo al Policlinico Tor Vergata di Roma con la professoressa Paola Cozza. Professoressa, buongiorno, piacere Buongiorno. incontrarla. Professoressa è responsabile dell'unità di ortognatodonzia qui al Policlinico e parliamo oggi, professoressa, di quelle che sono le problematiche dei bambini in età evolutiva, quindi problematiche che possono essere a volte importanti da valutare già nei primi anni, a volte magari possono essere rimandate un po' più avanti. Quelle che sono le domande più frequenti che si fanno le mamme, il vero e falso sull'ortodonzia, perché ci sono tante realtà, ma anche tanti miti un po' da sfatare. Per cui vediamo qualche domanda, così ci dà qualche consiglio su come gestire i vari problemi. Benissimo, volentieri. Grazie. La prima domanda, che è un po' un punto che i genitori si interrogano sempre, è se un bambino non ha dei denti palesemente storti, se è bene comunque fare una visita, oppure se soltanto se uno nota qualcosa di particolare va portato dal dentista. Beh, diciamo che quando un bambino ha intorno ai 5 4 anni e mezzo, 5, è sempre bene fare una valutazione approfondita, anche fosse una visita da uno specialista ortodontico. Questo perché? Perché l'occlusione può essere corretta, ma nel momento in cui il cambio dei denti inizia, ed è variabile l'età, iniziano i bambini a cambiare i denti intorno ai 5 anni e mezzo oggi. Intorno ai 6 non è un'età precisa, ma è sicuramente l'età migliore per poter portare un bambino che d'altronde inizia anche ad avere una bella confidenza con lo studio odontoiatrico, la poltrona, il sedersi, il poter mettere le mani in bocca già fa sì che il bambino prenda confidenza con la propria bocca e con la manualità. Quindi mandare il bambino a fare una visita specialistica permette già all'ortodontista, con una semplice occhiata, di capire se l'occlusione è corretta o meno. Quindi io chiedo sempre, dico sempre anche al pediatra, mandate i bambini a fare una visita specialistica. Questa è come prassi, non bisogna mai aspettare che il bambino abbia terminato di cambiare tutti i denti. La valutazione che deve essere fatta è anche legata alla differenza dei problemi. I problemi dentali nella prima fascia di età non sono mai presenti. I dentini da latte sono piccoli, il bambino non ha problemi, ma durante la permuta, cioè durante il cambio, i primi problemi che si evidenziano possono essere risolti. Per cui aspettare è peccato, diciamo, è un'opportunità persa. La stessa valutazione non è legata solo ai dentini, ma a come chiude, quindi alle ossa. E quindi noi in quella fascia di età possiamo valutare come stanno sviluppandosi le arcate dentali. D'altronde, un bambino va dall'ortopedico per mettere le scarpe ortopediche quando? Quando è piccolo. No, quando ha finito di crescere. Certo. Passando all'argomento apparecchi ortodontici, sicuramente anche in questo caso si dice che è inutile intervenire fino a quando appunto non ci sia stato il cambio di tutti i denti e in quel caso si andrà a valutare che tipo di problemi ci sono o meno. Questo è giusto, proprio come l'ha detto lei, per quanto riguarda i denti, ma visto che stiamo parlando di un paziente che cresce, i denti verranno posizionati correttamente attraverso un apparecchio ortodontico fisso quando saranno tutti permanenti, ma prima io posso avere la possibilità di guidare questi denti in un'occlusione corretta. Quindi lavorerò sicuramente prima non sui denti, ma sulle basi ossee. Ed è chiaro che questo è più difficile da comprendere. I genitori non possono valutare se l'occlusione a livello scheletrico è corretta, mentre la problematica dentale è quella che vedono più di tutti. Quindi, quando non nasce un dentino ad un bambino, la mamma viene molto preoccupata, mentre non lo è se la chiusura non è corretta, perché non è in grado di valutarlo. Parlando proprio di apparecchi, vediamo alcuni punti. Sicuramente si pensa che l'apparecchio possa in qualche maniera
rovinare lo smalto dei denti, macchiarli Certo. definitivamente. Questo è un altro dei miti veri Esatto. o falsi che cerchiamo di abbattere, Sfatare. di sfatare, certamente. Allora, gli apparecchi ortodontici oggi concepiti con alta evoluzione tecnologica Chiaro. non hanno né quasi più problematiche di allergia o altro. Nello stesso tempo sono oramai apparecchi che vengono applicati con delle resine che hanno un quantitativo di rilascio di fluoro, una riserva che permette addirittura di mantenere il dente in una condizione quasi più riservata rispetto alla sua condizione naturale. Vengono utilizzate delle stesse resine che noi utilizziamo per ricostruire i denti Quindi. quando vengono ad essere attaccati da carie destruenti. E poi ovviamente l'igiene orale. Perché un paziente con un apparecchio ortodontico potrebbe essere soggetto a carie? Perché non spazzola bene i denti. E quindi il mantenimento della placca sull'apparecchio ortodontico potrebbe essere predisponente, ma sicuramente se l'igiene viene mantenuta corretta, questo non accadrà mai. Queste, per esempio, sono le immagini di un caso iniziato e finito, con delle lastre all'inizio e alla fine che mi permettono di controllare la situazione scheletrica, l'inclinazione perfetta degli elementi dentali alla fine del trattamento, dove possiamo notare che in questa paziente, dove sono state applicate apparecchiature fisse di comune applicazione di comune routine, abbiamo terminato la terapia con dei denti perfetti, senza carie, senza problemi, proprio perché è stata controllata costantemente l'igiene orale, mandata la paziente dall'igienista e tenuta sotto controllo la situazione. Un'altra preoccupazione è che gli apparecchi possono essere dolorosi, che diano dolore al bambino. Beh, questo è molto soggettivo e sicuramente non è la realtà. Esistono sicuramente i bambini che raccontano ad altri bambini. Quindi, dopo, quando un bambino torna a casa e vuole essere grande, dopo aver messo l'apparecchio, va a scuola e racconta all'altro bambino, lo racconta sempre come un avvenimento da grande, per cui Certo. dice: io ho dovuto sopportare, sono stato bravo. E quindi poi il bambino lo racconta a un È altro bambino. chiaro. È ovvio che dover applicare un'apparecchiatura nei denti o sui denti non è affatto doloroso, quindi assolutamente non vorrei dire questo. Forse sono più lagnosi gli adulti dei bambini, ma i bambini sono intimoriti dalla leggenda, ma anche dal genitore Del passaparola, sì. che trasmette magari un po' d'ansia. Questo sì. Certo. Sì. Sicuramente un'altra preoccupazione prima di arrivare a un apparecchio è la necessità di fare un'RX, quindi Sì, è un'ortopanoramica, perché vero. comunque i raggi si è sempre un po' incerti se farli prendere bambino o meno. È sempre necessario? Assolutamente, è una lotta, tra virgolette, addirittura con i pediatri, che sono naturalmente i primi a vedere il Certo. bambino. Come posso io valutare la fase di sviluppo e del cambio dei denti di un bambino se non ho un'analisi di quello che sta Chiaro. accadendo all'interno delle sue ossa? Per cui io dico sempre: come un bambino o un pediatra deve, prima di dare un antibiotico, fare le analisi del sangue per poter andare a valutare la situazione, come posso io andare ad analizzare la situazione dei denti se non valutandola attraverso un'ortopanoramica e un telecranio? Ortopanoramica e telecranio che oggi vengono fatti con macchine digitali, per cui il livello di rischio si è Sì, abbassato molto. tantissimo, però non può essere un ortodontista, uno specialista, un collega che non chiede delle lastre per poter fare una diagnosi corretta. Quindi saranno necessarie le lastre, saranno necessarie le impronte, perché attraverso una valutazione completa
insieme con Chiaro. l'analisi clinica del bambino, noi potremmo fare una diagnosi a 360 gradi. Quando dobbiamo fare una diagnosi ortodontica, non possiamo non considerare di fare un'analisi accurata di quella che è la condizione dentale, un'analisi clinica, ma soprattutto una valutazione radiografica piuttosto attenta. Con il telecranio in proiezione latero-laterale potremmo valutare non solo l'inclinazione dei denti, potremmo vedere le basi scheletriche, la posizione della mandibola, del mascellare superiore, addirittura vedere le vie aeree e lo stadio di maturazione delle vertebre, che corrisponde sicuramente allo stadio di sviluppo scheletrico generale del paziente. Sull'ortopanoramica possiamo andare ad analizzare la fase della dentizione, le gemme degli elementi permanenti pronti ad uscire, la loro posizione e soprattutto vedere se esiste lo spazio e l'alterazione nel tragitto eruttivo degli elementi dentali. Con la postero anteriore potremmo andare a guardare se sono presenti delle simmetrie o delle asimmetrie di tipo scheletrico. Non soltanto noi potremmo guardare la condizione dei denti in arcata, potremmo guardare gli elementi dentali che potrebbero andare in inclusione, ma soprattutto se le basi scheletriche sono in armonia tra loro. Visto che abbiamo detto che in realtà non sono i denti il problema, ma l'occlusione deriva da un corretto posizionamento delle basi scheletriche, è opportuno poter valutare prima le basi scheletriche e in un secondo momento allineare i denti. Un'altra preoccupazione delle mamme, ma anche dei bambini, è un po' il disagio psicologico dell'apparecchio. E allora si dice: beh, ma oggi esistono quelli invisibili che vanno bene per tutti. È vero o falso? Non vorrei dire né vero né falso, ogni caso deve essere valutato attentamente. Esistono oggi proprio perché le tecnologie sono evolute e perché il commercio deve andare avanti. Esistono oggi degli apparecchi che vengono proposti più che venduti, ma proposti a colleghi proponendo proprio la facilità del loro utilizzo, non tanto per il paziente quanto per il collega che deve lavorare, quindi per l'ortodontista. In realtà apparecchiature rimovibili che possano funzionare sullo sviluppo e sulla crescita non ce ne sono valide se non quelle funzionali che già si erano inventate circa un centinaio di anni fa. Quindi grandi evoluzioni sulle variazioni legate alla tipologia delle apparecchiature effettivamente non ce ne sono. Le apparecchiature invisibili come le stelline, i bracket in realtà si chiamano, trasparenti, sono un pochino meno utilizzate e poco piacciono all'ortodontista che lavora molto, perché possono avere delle criticità legate alla difficoltà nella rimozione di questi bracket trasparenti, perché si rompono più facilmente, perché l'estetica penalizza la qualità e l'efficienza. Per cui, sempre per non tramandarsi una chiacchiera rispetto a un'altra, io preferirei lavorare su apparecchiature, con apparecchiature valide ed efficienti. Quindi Chiaro. non dobbiamo confondere l'efficienza e l'efficacia con la bellezza. La finalità di un trattamento ortodontico, quando deve essere fatto, è primo legato alla funzione, quindi alla corretta apertura e chiusura della bocca e insieme ovviamente a un bel sorriso. Iniziare con l'obiettivo bel sorriso forse non è corretto. Molti bambini hanno quelle che si chiamano le abitudini viziate, quindi il dito in bocca, il ciuccio. I genitori però pensano che non sia il caso di intervenire perché poi comunque negli anni, quando cambieranno i denti e probabilmente avranno anche finito di usare il ciuccio, di succhiarsi il dito, il problema comunque andrà a posto da solo. È vero? Non è sempre vero, il più delle volte non è vero. Raramente le malocclusioni si sistemano, tra virgolette, da sole. Quando un bambino succhia il dito, quello che accade è che
i denti dell'arcata superiore e i denti dell'arcata inferiore non possono andare a contatto tra loro perché in mezzo abbiamo il dito. Quando l'abitudine viziata del dito si sospende, perché il bambino smette da solo quando succede, perché alcuni bambini continuano a succhiare il dito anche a 7, 8, 9 anni, la lingua durante la deglutizione continua a infilarsi tra le arcate, per cui un vizio sostiene l'altro. È sempre bene fare un controllo e valutare correttamente quanto un'abitudine viziata abbia agito soltanto variando la posizione dei denti o già modificando l'assetto scheletrico delle arcate. Questo per quanto riguarda ad esempio il dito o il ciuccio. Per quanto riguarda le problematiche respiratorie, si apre veramente un capitolo molto grosso. Infatti non parliamo mai di problemi respiratori, ma di sindromi respiratori. E quando si parla di sindrome, si parla di un qualcosa in generale. E le sindromi respiratorie coinvolgono un pochino di più anche lo sviluppo e la crescita del bambino. Vanno a influenzare anche il volto, anche gli zigomi, le cavità nasali. Un bambino cresce seguendo uno schema in base al suo tipo di respirazione. Quindi perché prolungare il problema e perché non intervenire prima? Forse la paura dei genitori è: se inizio troppo presto poi devo continuare a lungo. Allora questa è un qualche cosa che è importante da valutare. Si inizia, ma bisogna essere anche diciamo attenti a sospendere, cioè si inizia, si toglie il primo problema, che è un problema osseo, un problema scheletrico, e solo in un secondo momento si rinizia la terapia andando a valutare se poi è necessario mettere gli elementi dentali in posizione corretta. Una delle abitudini iniziate, forse più frequente, è l'abitudine alla suzione del dito insieme all'abitudine alla suzione del ciuccio. Che cosa può comportare? Beh, dallo schema, come possiamo vedere chiaramente, l'inserimento del dito può realizzare non solo un problema a livello dei denti, ma anche a livello scheletrico. Finché i bambini hanno da 0 a 3 anni, direi di chiamare le abitudini non viziate, ma abitudini orali. Comincia a diventare un bel problema quando il bambino è un po' più grande, il ragazzo già va a scuola, e quindi l'abitudine alla suzione diventa anche un problema per il bambino stesso, che si deve allontanare o scostare per poter soddisfare la sua abitudine. Che cosa può accadere a livello dell'occlusione? Possiamo avere dei quadri piuttosto semplici, come in questo caso, dove il genitore non si rende conto in realtà del problema perché vede i denti decidui piuttosto dritti, ma qui i denti non si toccano, qui i denti chiudono in maniera scorretta, per cui i denti di sopra non chiudono a coperchio di scatola, ma bensì il sopra cade all'interno. Oppure possiamo avere dei problemi più gravi, quando ormai i primi denti permanenti rompono e non chiudono. Vedete come la condizione della situazione precedente sembra essere peggiorata in un periodo di sviluppo e di crescita sicuramente più avanzato, dove la bambina o il bambino hanno già cambiato parte dei denti, ma la situazione occlusale e scheletrica rimangono le stesse. Professoressa, in conclusione, una problematica che apparentemente riguarda più gli adulti, ma che invece forse adesso vedremo riguarda invece anche i bambini, è il bruxismo. Anche lì ci sono molti apparecchi a disposizione, anche diciamo che si possono comprare commerciali, diciamo così, e molte mamme pensano che forse sia sufficiente perché comunque non c'è bisogno di qualcosa di specifico. È vero o anche qui è meglio andare sul personalizzato come un po' tutto? Allora, diciamo che il bruxismo è una delle problematiche che ora i bambini in età proprio evolutiva cominciano a lamentare spesso. Le mamme vengono dicendo: il bambino tutta la notte bruxa. È una valvola di sfogo, è come un'abitudine viziata. Finché il bambino bruxa sui denti da latte, possiamo ritenerlo un problema fisiologico, perché i denti da latte si consumano da soli, quindi si rispetta la fisiologia corretta
proprio sui denti decidui. Quando però a 6 anni iniziano a rompere i denti permanenti, il bruxismo potrebbe andare a consumare lo smalto dei denti permanenti, che invece è, diciamo, più resistente. Per cui non trovare sullo smalto dei permanenti la possibilità di abbradersi, come nei decidui, trovare una resistenza, avere quindi dei precontatti e dei risentimenti a livello occlusale. Quindi diciamo questo. Fino ai 4-5 anni il bruxismo lo riteniamo fisiologico. In condizioni normali, il più delle volte, verso i 6-7, il bambino smette di bruxare perché non trova più terreno fertile. Quando riprenderà a bruxare, cioè quando è più adulto, poi potremmo utilizzare delle apparecchiature. Il sospendere il problema del bruxare in dentatura mista, cioè quando iniziano i denti permanenti, più delle volte coincide anche poi con l'applicazione di un apparecchio ortodontico per tutt'altro motivo, ma che fa perdere questo vizio al bambino. Apparecchi preformati per il bruxismo in dentatura decidua o mista non credo siano opportuni. Parleremo poi in dentatura permanente se sarà più o meno necessario. Bene, professoressa, la ringraziamo moltissimo di aver dato queste indicazioni alle mamme che avranno qualche punto di riferimento in più. Grazie a voi.